Via. Allora, qui abbiamo il nostro, i nostri 2 minuti. Prendiamo un manubrio, un kettlebell, lo portiamo davanti alla testa, davanti alla faccia, e facciamo dei giri attorno al collo. Scaldiamo un po', facciamo 5 da una parte, ok, ancora 1 e 5 dall'altra. Ricordiamoci che oggi è un lavoro di muscolazione, chiamiamolo così, quindi lavoro muscolare e di tenuta per l'addome in tutti e 25 i minuti, ok? Adesso prendiamo il manubrio o il kettlebell, quello che abbiamo da qua, ce lo portiamo alla pancia per 10 volte, ok? Bottiglia d'acqua, cassa d'acqua, bilanciere, kettlebell, manubrio, va bene tutto. Questa settimana io lavorerò col kettlebell perché poi rimarrà una sezione di una settimana. Allora, da qua adesso facciamo un esercizio che faremo dopo. Lo porto al mento, lo porto dietro la testa, lo porto su con i gomiti fermi e torno avanti. Facciamo 3 volte al mento, sopra, dietro e sopra la testa e torno giù. Ok? Salgo e giro. Adesso con un braccio solo, un pugno come mi pare, porto 5 volte sopra la testa con la spalla destra e 5 volte con la sinistra e vado su. Ok? Potete impugnare come volete. Benissimo, tra 20 secondi si parte. Io mi prendo il mio 12 kg che è qua. E partiamo con le spalle. Oggi lavoriamo lentamente in maniera controllata. Ok, da qua, forza, spingo sopra la testa e lo facciamo per 30 secondi. Andiamo piano oggi, piano, controllato. Quando scadono i 30 secondi ci mettiamo subito in plank per 20 secondi. Calcolando che saranno 25 minuti, avremo 20 secondi. Per 25 minuti. Io impugno il kettlebell così oggi perché voglio cambiare un po' presa, ok? Ma potete anche impugnarlo tranquillamente dal manico. Ok, andiamo piano e spingiamo su. Oggi non vogliamo far salire il battito altissimo. Ok, quando suona subito ci mettiamo in plank, fermi lì. Appena sentiamo risuonare poi saliamo su. Quei 3 secondi ci riprendiamo per cambiare esercizio. Adesso, dopo questo, abbiamo dei dorsali sempre con il peso. E appena suona, a 3-2-1, vado su, acchiappo, una gamba dietro, una gamba avanti, appoggio il gomito, la schiena è bella dritta e andiamo su a tirare piano e controllato. Non devo fare un miliardo di ripetizioni, devo fare una bella escursione in schiena dritta, vado giù. Ok, 20 secondi, oggi vogliamo le braccia e le spalle belle andate a fine workout. L'addome lo facciamo lavorare in tenuta. Ok, e plank. Forza, stiamo qui, sedere non alto. Questa posizione, se avete problemi ai polsi potete stare sui gomiti o sui pugni. Ok, tra pochi secondi passiamo alle spalle lato sinistro, quindi pugno e spingo su. Ok, controllo il movimento, piano, il kettlebell va a toccare la spalla praticamente. E spingo su, stabilizzo anche questa impugnatura che sto tenendo un pochino più cattivella perché non ho la presa della mano ma devo tenere anche un po' in equilibrio il kettlebell, quindi lavorerò con una parte della muscolatura che è anche adibita a stabilizzare il movimento. Ok, appoggio a terra, plank, forza, e oggi cambiamo rapidamente tra plank e esercizi per tutto il tempo. Siamo a 3 minuti su 25, quindi è bello lunghetto.
battito mediamente basso. Ovviamente, come sempre, se c'è un momento in cui non ce la fate più, vi fermate. Ok, poggio il gomito al ginocchio, gamba sinistra indietro, braccio sinistro che tira su, schiena bella dritta, non mi ingobbisco, mi stendo e tiro indietro. Forza, eh? Vediamo alla fine delle braccia di dorsali delle spalle completamente cotte. Come sempre vi dico, non mi fate chiaramente domande ora, le vediamo alla fine. Adesso stiamo lavorando. Ok? Appoggio. Andiamo di planche. Per chi è arrivato adesso, questi esercizi va bene farli con bottiglie d'acqua, buste di plastica, zaini, bilancieri, macchine, quello che vi pare, quello che avete, va bene. Se non avete niente, mimate il movimento. Ok, allora da qua al petto salgo e spingo sopra la testa. Guardate bene i gomiti fermi qua, salgo, adesso i gomiti stanno fermi sopra la testa. Importante, da qua gomiti immobili e scendo, giro e scendo. Forza. Il kettlebell è molto molto bello come attrezzo, infatti questa settimana io voglio utilizzarlo per farvi anche capire che è un attrezzo da avere in casa. Ok? Con la palestra che stiamo creando io e Ilaria ci saranno anche dei tutorial dedicati al kettlebell e dei percorsi dedicati solo all'utilizzo dei kettlebell. Ok? Benissimo. Ragazzi, il primo giro è andato, ora passiamo al secondo. Forza con le spalle. La pausa sono qualche secondo che ci prendiamo tra l'uno e l'altro. È ovvio che se avete bisogno di recuperare, non c'è problema. Fermatevi un attimo, riposate e recuperate. Ci sarà probabilmente qualche esercizio più pesante, qualcuno più leggero. Se avete bisogno di recuperare qualche secondo in più, benissimo. Io per esempio con le spalle, dove questo è pesantino, recupero un attimo qua in basso, spingo su, ok, a terra e andiamo col plank. Oggi cerchiamo di fare 20 secondi di pausa qui, sempre, sempre, sempre. Dai, abbiamo 6 minuti su 25, fatti. Oggi la sensazione deve essere diversa, non deve essere di fatica cardiorespiratoria. È arrivato il gattino. Ok, saliamo e proseguiamo con i dorsali. Ok, gomito appoggiato sul ginocchio, la gamba dietro. So che c'è una bella linea lunga tra gamba, spalla, eccetera. E vado. Forza, piano, 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 controllo. Voglio sentire i muscoli che lavorano, parte posteriore della spalla, tutto il dorsale. Schiena dritta. Ok, plank. Ricordo che se a un certo punto non sentite più le braccia o qualcos'altro, vi fermate un attimo, riposate, semplicemente vi sedete un attimo, vi mettete in ginocchio un attimo, riposate. Ok, benissimo, spalla sinistra e andiamo su. Ok, salgo. So anche appoggiarmi la mano sul fianco per essere un po' più stabile, mi raccomando, le gambe tengono un po', il corpo sotto è bello solido. Sento dei rumori di gatto in giro. Ecco dietro. Forza, 10 secondi. Spingo su. Ok. Plank. E sono giù. Dai, oggi il lavoro è anche un po' la resistenza mentale
alla fatica, il battito è salito un po', adesso siamo a 130, ma niente a che vedere con i 160 di ieri. Forza, strizzo i glutei. Ok, dorsale sinistro, forza, bella linea con le gambe, la gamba dietro, appoggio il gomito, tiro, 30 secondi. Forza. Secondi. Ok, e stop plank. Cominciamo a avvertire un po' di fatica alle braccia. Ok, che c'è? Il gattino piange in maniera evidente. Ok, andiamo a acchiappare il nostro kettlebell nel manubrio, bottiglia d'acqua, da qua, al petto, salgo e giro dietro, sono su. Perché dico che il kettlebell è un ottimo esercizio? Perché ci aiuta, per esempio, con un peso come questo, grazie all'impugnatura e alla fattura proprio del kettlebell, mi permette di creare una leva abbastanza svantaggiosa. Quindi oltre a sollevare questi chili, ho il peso del kettlebell un po' lontano dall'impugnatura, di conseguenza vado a fare un po' di fatica extra rispetto a un manubrio dello stesso peso. Ok, plank, forza, stiamo finendo il secondo giro, sono 5 giri in totale, ne mancano ancora 3. Basta, basta. Ok, spalla destra, forza, spingo su, posso riposare qua un attimo, oppure sopra, oppure qua in appoggio sulla spalla. Questo incomincio a sentirlo parecchio, quindi rallento un po' l'esecuzione, riposo un attimo qua e continuo appena riesco a sentire che posso ripartire, perché a un certo punto non sale più. Io ho a disposizione poi anche un 8 kg, quindi magari al giro dopo posso anche cambiare. Ok, su, plank, 20 secondi, tengo, tengo, strizzo la pancia, strizzo i glutei, strizzo le cosce. Ok, ok, benissimo, dorsale destro, gomito appoggiato, gamba molto dietro, schiena dritta e vado su, forza, piano piano. Oggi lavoro muscolare, non vogliamo avere troppo affanno, vogliamo lavorare piano piano in maniera costante sulla muscolatura per creare un tempo sotto tensione, vuol dire questa tensione meccanica che stiamo tenendo prolungato. Forza, con un sovraccarico possibilmente, idealmente. Forza. Ok, plank. Bello senza palla, eh? Vi ricordo che se è pesante fermatevi un attimo, al posto del plank, vi riposate un attimo, riposate le braccia, riposate l'addome, il cuore, tutto. Ok, spalla sinistra. Ok, andiamo. Trenta secondi. Ok, si sente. E spingo. 20 secondi. Quasi non sale più, eh? Dieci secondi, vediamo se riesco a farne due. Ok, plank, sono qua,
Forza. Dorsale, lato destro. Una piegata, poggio il gomito e tiro su. Forza, eh. Ricordo che come sempre metterò il workout su YouTube oggi pomeriggio, primo pomeriggio, quindi poi se volete andate a farlo di là. Forza. Dieci secondi. Ok. Plank. E stiamo qua. Non troppo giù col sedere, non troppo su col sedere. Qua. Sedere appena sotto il livello delle spalle. Allontano il pavimento dal corpo e sto lì, strizzo l'addome. L'addome che deve lavorare, quindi strizzatelo, strizzo, strizzo, strizzo. Ok, ultimo esercizio nel terzo giro. Braccia, tiro, salgo e su. Torno avanti. Salgo e su. Sono contento che tanti mi stanno dicendo che la parte upper finalmente la sentono rinforzata, perché in realtà la verità è che spesso le donne soprattutto non l'allenano, invece è molto molto importante per vari motivi, un po' per scaricare le gambe da un eccesso di lavoro, un po' per riproporzionare parte superiore, parte inferiore, ok, e dare un'armonia muscolare, corpo fatto per essere funzionale da tutti i reparti, ok, forza. 10 secondi, partiamo con il quarto giro di 5. Ok, andiamo con la spalla destra, che è quella che per ora sta facendo fare più fatica di tutte. Ok, su. Da qua, porto il petto, spingo. Porto il petto, spingo. Ovvio che se avete un pesino piccolissimo, una bottiglia d'acqua, fate più ripetizioni, andate più veloci, non c'è problema. Ma incomincia a essere pesantino questo, quindi vado piano, però lo sforzo è alto che faccio, ok? E spingo su. Ok, plank. Comincio a non sentire più le braccia, molto bene. Ok, dorsale, braccio destro, dietro la gamba destra, piego la gamba sinistra, gomito appoggiato sul ginocchio, distendo il braccio e vado su. Forza. Ok. 15 secondi, controllo, piano, tiro su, strizzo, strizzo la muscolatura, ok, plank, vieni a ripassare al lato sinistro, ci facciamo i nostri 20 secondi di plank sulle mani o sui gomiti, anche sui ginocchi a terra se è troppo pesante, cercate sempre di scalare e rendere più facile o più difficile esercizio in base alle vostre caratteristiche. Ok, spalla sinistra e spingo su. Forza. Venti secondi, la spalla non la sento più. Quindici secondi, provo a farne ancora due. Una. Due. Ok. E plank. Zero pausa. Tengo, tengo, tengo. Dai, che per 25 minuti cerchiamo di tenere il corpo
sempre sotto tensione, non una tensione con intensità elevatissima, ma sempre fissa. Ok, forza. Schiena dritta, il gomito puntato qua mi aiuta a tenere sulla schiena dritta, 45 gradi rispetto al terreno. Cerco di muovere solo il braccio, piano, controllato. Se avete poco peso fate ripetizioni un po' più veloci, se avete tanto peso un po' più lento, ma sempre controllato, sempre completa la ripetizione. Arrivo a toccare il petto, torno giù, petto, torno giù, senza ruotare troppo il tronco, ok? Plank. Molto bene. Non sento più le braccia. Dai, 10 secondi e partiamo con l'ultimo esercizio del quarto e penultimo giro. Forza, se il mio preferito. Braccia, salgo, tricipiti, tiro su, scendo, giù, alzo, scendo, ok, su. Salgo. 10 secondi, ci saranno ancora 2. Scendo, apro, chiudo, salgo, dietro e su. Ok, plank, poi partiamo con l'ultimo giro. Battito medio, 130 adesso per me. Ho partito su 100-110. Ok, spalla destra, che per me sarà la parte mortale. Mi piazzo bene a terra, spingo su, cerco di non piegarmi, ma cercare di andare sempre verso l'alto. Il braccio, spingo. Io oggi sono un po' più pesante, quindi mi vedrete andare lento, ma se avete poco peso fate più ripetizioni. A me sta bruciando tutto. Faccio l'ultima. Ok, plank. Forza. Andiamo, l'ultimo giro. In realtà sono 35 perché i primi 2 giorni non li ho filmati. Adesso abbiamo 30 giorni di challenge, allenamento misto, 7 giorni kettlebell, che è questo che stiamo facendo. Settimana prossima molto probabilmente farò 7 giorni corpo libero, quindi solo corpo libero, senza attrezzi. Cercheremo di fare cose indicibili. Forza, bene, l'ultimo giro. Un po' di peso ci serve, ragazzi, dobbiamo sollevare dei carichi, non possiamo solo fare cardio o tenute, ci serve sollevare peso, quindi se non ce l'abbiamo, adesso passato questo periodo qui, procuratevi dei kettlebell, dei manubri, perché sono ottimi attrezzi, come vedete ci possiamo allenare e allenare tutto in uno spazio veramente molto 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 limitato. Ok, e stop, spalla, braccio sinistro e andiamo. Dai, sono gli ultimi 3 minuti. Spingo. Forza, 20 secondi. Cerco di andare fino alla fine, anche se la spalla mi sta cadendo. 10 secondi. Ne faccio 2, 1 e 2, ok. Plank, Madonna. Forza.
Ok, dorsali, braccio sinistro, forza, strizzo, tiro, strizzo la spalla, strizzo i dorsali, controllo la discesa, come se lo volessi portare giù, non lo lascio cadere giù, lo porto verso il basso, tiro su, cerco di non piegare troppo il tronco, cerco di tenere sempre il petto che guarda verso terra. Forza, forza, ok, dai, plank, e l'ultima, poi abbiamo l'ultimo per le braccia e poi stop. In 10 secondi strizzo l'addome. Ok, è il mio preferito, qua, sopra, e strizzo, scendo giù, arrivo al bacino, gomiti fermi, salgo, gomiti fermi e stretti, scendo, gomiti fermi, salgo, ok, forza, 20 secondi, forza, 10 secondi, ok, ultimi 20 secondi di plank, forza, 10 secondi, e stop, state lì fermi, immobili, non scrivete ancora, ci sentiamo tra un minuto per le domande, facciamo un secondo di mobilità, quindi porto la mano destra avanti, la sinistra la metto sotto, poggio la testa a terra e sto qua, sedere alto, devo spingere con la spalla che sta giù dal lato della spalla, quindi con la mia spalla a sinistra spingo verso sinistra, ok, fermi lì. Non saltate questa parte qua, cambio, filo sotto e spingo di qua con la spalla, ok? E quindi schiacciarla verso destra. Ok, ultimo passaggino veloce, tutte e due le mani sono avanti e schiaccio giù la testa, sedere. Cerco di portarlo in basso e sto lì. Ok, piano piano mi alzo e abbiamo finito. Fermi lì, facciamo due chiacchiere. YouTube.